della Lega è noto il fatto che non siamo d'accordo con questo provvedimento, è noto il fatto che riteniamo che la cittadinanza italiana non si acquisisce per nascita, ma si deve acquisire nel momento in cui compi 18 anni e fai una richiesta, come succede in tanti stati in giro per il mondo. E ripeto, chiedevamo soltanto, visto e considerato che per l'ennesima volta questa maggioranza si presenta in aula senza relatore, l'hanno fatto con le riforme costituzionali, l'hanno fatto con la legge elettorale, l'hanno fatto con le unioni civili, tutte cose che sono con la buona scuola, l'hanno fatto con dei provvedimenti che poi sono andati a finire male. Chiedevamo soltanto che, visto e considerato che vengono senza relatore, volevo chiedere che il provvedimento tornasse in commissione per poter arrivare con un relatore. E ora? Questo è il risultato. L'infortunio alla mano come è venuto? È venuto perché abbiamo, nel momento in cui non mi hanno lasciato parlare, abbiamo occupato i banchi del governo e io sono stato quello che è stato portato via per ultimo, perché ho resistito fino alla fine, come a Fort Alamo, mettiamola così. Adesso visto come stanno le cose, se il buongiorno si vede dal mattino non indietreggiamo neanche un millimetro. Non lo facciamo da un lato per tutti quelli che sono fuori e che si aspettano che noi teniamo una posizione dura e credono nella posizione che abbiamo, ma lo voglio fare anche per i miei colleghi parlamentari a cui è stato negato il diritto di parola. Quindi ostruzionismo totale. Grazie. Su tutta la linea, non mi interessa modificare questa legge, io voglio che questa legge non venga approvata, non mi metto neanche a leggerla, se io dovessi presentare un emendamento è un emendamento soppressivo di tutta la legge, il resto non mi interessa. Grazie mille. Grazie. Ce la fai a spostare? Sullo Ius Soli una battaglia che diventa anche fisica nel momento in cui vogliamo portare avanti la nostra idea, cioè che lo Ius Soli non deve essere approvato perché la legge va bene così com'è, e nel momento in cui chiediamo di intervenire in aula e la maggioranza non lascia parlare l'unica voce non in linea con tutto quello che sta portando avanti questo governo e questa maggioranza. Eravamo gli unici a chiedere di non trattare lo Ius Soli, siamo gli unici a voler che la legge rimanga così com'è, e chiedevamo semplicemente che il provvedimento tornasse in commissione. Questo è il risultato grazie alla gestione di un presidente, il presidente Grasso, che se noi dicevamo in passato che sembrava l'arbitro Moreno, adesso mi ricorda molto di più un dittatore del Sud America o cose del genere. Grazie.